nostro torneo è strutturato in tre parti, possiamo dire, dove c'è un programma sportivo, un programma scientifico e uno socioculturale. L'integrazione, stanno bene, stanno sereni, fanno amicizia fra di loro, e fanno tante cose, giocano, si divertono, ballano. E ragazzi che spesso trascorrono le loro giornate in un letto o davanti a una televisione, no? La cosa bellissima è queste promesse, questi impegni che si fanno i ragazzi, ti lasciano con la promessa e la speranza che noi lo possiamo riorganizzare e loro essere presenti. Mi raccontano i loro responsabili, gli operatori, che già per la strada, ma l'anno prossimo quando a Lecce sarà lo stesso periodo, ma a me mi portate, io ci sarò. Quindi per noi quella è la risposta, no? Il fatto che stiano bene e che tornino. Eccolo, bello visibile al centro del campo del Via del Mare. La testa nel pallone, primo torneo internazionale, quinto memorial al dottor Antonio Vitruvio. A me fa sempre piacere arbitrare una partita, perché avendo fatto l'arbitro di calcio mi dà sempre un'emozione, insomma. Una delle cose di cui sono più fiero è che se oggi abbiamo un'immagine nella quale prima dell'inizio di una partita l'arbitro prende il pallone e lo dà a un bambino vestito da arbitro, volevo ricordare che questa iniziativa è nata proprio qua, a Lecce, nel Salento. L'abbiamo fatta quasi 8 anni fa. È iniziata qui e adesso è diventata una iniziativa recepita a livello mondiale, quindi ognuno poi può dare il proprio contributo di partecipazione, di creatività, di comunicazione. L'importante è avere sempre voglia di farlo. Faire du sport, c'est pas compliqué. Il faut sortir de son lit douillet, éteindre l'ordi et la télé. C'est parti pour s'entraîner. Les bras en avant, et puis maintenant levons les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant levons les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Que l'on soit seul ou bien en équipe, pour le sport on crie tous hip hip hip. Et si on gagne alors on criera ensemble hip hip hip, hourra. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. En salle ou dehors, on aime le sport et on rêve tous d'être médaille d'or. Mais l'important c'est de participer, tant mieux si on peut gagner. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête. Il gioco del calcio è un grandissimo privilegio per chi ha la possibilità di farlo a qualsiasi categoria. Poi se lo fa in Serie A, in Serie B, quindi ha tutti i privilegi, dovrebbe avere considerazione che esiste anche un altro calcio. Io oggi il mio grande privilegio è quello di vivere una giornata lontana da quel calcio e vicino a questo, con della gente che vive una giornata assolutamente bella e che sicuramente vale molto di più di qualche partita di calcio. Grazie a voi.
squadra premiata deve essere il Barcellona, la più solidale e la più divertente di tutti. Il posto è molto bello, l'organizzazione è un'organizzazione eccellente. Siamo stati bene, la regola col solo operatore in campo un po' ci ha penalizzato, non la condividiamo tanto, però siamo stati molto bene, il torneo ben organizzato anche. Ci siamo divertiti. I più forti siamo noi. Ci siamo divertiti. I più forti siamo noi. Sapere già. È stato bello conoscere tutte tante altre realtà dall'Italia, confrontarsi non solo in campo ma anche negli altri momenti della giornata, come a tavola, in giro per il villaggio, fare nuove conoscenze e approcciarsi anche a nuove realtà. Che il Massanfra è stata la squadra più simpatica del campionato. Salutiamo tutti i partecipanti a questo bellissimo torneo. Il torneo è bellissimo che venga fatto a livello nazionale, che partecipa una squadra di tutta Italia. Noi siamo molto orgogliosi e soddisfatti, anche se il torneo è andato male, però siamo stati molto bene con voi. Siamo stati bene, benissimo, grazie a Lecce. Non è tanto la vittoria che conta, quanto il fatto di partecipare, di un certo agonismo, e anche soprattutto il fatto di stare a contatto fra di noi. Per fare tutte queste cose, per fare dei buoni programmi di riabilitazione, per fare della buona assistenza ospedaliera, per fare della buona formazione, per fare dei buoni progetti e relazionarsi con le istituzioni, ci vuole una buona squadra, su questo non c'è dubbio. Nessuno di noi singolarmente preso, benché possa avere anche delle qualità personali, potrà portare nulla. Forse può portare una crescita professionale personale, ma la crescita professionale personale, se non è agganciata a una crescita di sistema, e in questo caso il sistema del Dipartimento di Salute Mentale, rimane sterile. Allora noi stiamo lavorando per creare un sistema, per creare una rete che funzioni a prescindere dalle persone. Un esempio per tutti, quello che stiamo svolgendo in questi giorni, appunto un torneo internazionale di calcio con tutto un sistema di promozione della salute, che è salute fisica e salute psichica e benessere fisico e benessere psichico, perché come diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi il nostro presidente Mario Mai, non c'è salute mentale senza salute fisica, così come non c'è salute fisica senza salute mentale, perché la vecchia dicotomia cartesiana corpo-mente è stata superata da un pezzo.